appena il tempo di fare il podio e di premiare i ragazzi degli esordienti del primo anno e far indossare la maglia di campione provinciale a Tarabori, che è il momento di passare alla seconda parte della mattinata, quella dove i protagonisti saranno gli esordienti del secondo anno. È la seconda parte della 58esima Coppa Premi Tarrocci, Lastrucci e Pierucci, secondo Memorial Enzo Cipolli. 55 gli esordienti del secondo anno che saranno al via. Anche in questo caso, così come è successo per gli esordienti del primo anno, un bel livello di partecipanti anche extra regionale. La differenza tra gli esordienti del primo e del secondo anno, un giro in più da percorrere, di quelli, come ormai le abbiamo definiti, bassi. Quindi in totale saranno 37 i chilometri da percorrere, mentre ci sarà appunto una volta da percorrere il passaggio dalla zona arrivo, oltre ovviamente all'arrivo stesso. Primissimi chilometri, anzi primissimi metri della gara riservata agli esordienti del secondo anno, che ci apprestiamo a gustare e a commentare insieme a voi. Per il momento fasi molto molto tranquille, neanche di studio, proprio fasi tranquillissime della gara riservata agli esordienti del secondo anno, in questa mattinata che continua ad essere soleggiata e tutto sommato gradevole anche a livello della temperatura, e quindi questo ha permesso anche al pubblico di godersi questo spettacolo in quello che abbiamo detto essere uno dei primi caldi della stagione. Lasciamo sfilare il gruppo per vedere il variopinto corteo delle maglie che transitano di fronte alla nostra telecamera. Niente da segnalare comunque nel corso dei primi chilometri, dei primi giri, perché il gruppo si mantiene sempre compatto, alcuni scatti e controscatti sulla testa della corsa, ma veramente niente da segnalare. L'andatura si mantiene praticamente sempre costante, con il gruppo che procede compatto. Probabilmente anche memore di quello che è successo per gli esordienti del primo anno, probabilmente anche loro stanno un po' aspettando la salita, stanno un po' cercando di capire come gestire l'aspetto della salita finale. Siamo all'incirca nei primi 15 chilometri percorsi, e come vedete il gruppo continua a mantenersi compatto. Adesso, con la strada che sale, si alza l'andatura, si cerca anche di fare la differenza. Sicuramente qualcuno subirà questo breve strappo che hanno affrontato gli atleti, ma come vedete comunque non sortisce effetti questa azione, perché possiamo dire che praticamente il gruppo, seppur allungato, si mantiene sempre compatto. Un ringraziamento agli sponsor della Polisportiva Mille Luci, che hanno reso possibile questa gara: ovviamente la Galigani Piante, la Banca Alta Toscane, la Agri Vivai, la GM Cucine, la Fabiani Gioiellerie, la Vivai Pianti Eredi di Vittori Lanfranco, la Poli Impianti e la Edil Artigiana. Questa solo per dire alcune degli sponsor, degli amici che danno una mano alla Polisportiva Mille Luci del presidente Ginanni e dei suoi collaboratori. E comunque un plauso va fatto davvero a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera quest'oggi per la riuscita dell'intera giornata. Noi stiamo vedendo la prima parte, appunto quella riservata agli esordienti, poi nel pomeriggio, la vedete tra poco, ci sarà anche la gara ovviamente riservata alla categoria allievi. Continua la situazione di gruppo compatto con le varie formazioni che si intervallano sulla testa della corsa. Abbiamo ricordato che ovviamente anche questa gara è valevole per l'assegnazione del titolo di campione provinciale, così come in quella che abbiamo appena visto. Anche in questo caso le società che si possono battere per la maglia biancorossa sono ovviamente la società organizzatrice della Mille Luci Ciclismo, quella della Vianova e quella del team Valdinievole. Continua a rimanere piuttosto invariata la situazione, con il gruppo che continua a mantenersi compatto, dove molto attivi sono gli atleti della Sancascianese Ciclismo. Anche nel passaggio precedente sullo strappo si erano fatti vedere sulla testa della corsa, continuano ad essere sempre al comando, comunque nelle posizioni di testa, gli atleti della Sancascianese, così come quelli della Vianova, che adesso
messo in due, hanno preso ovviamente in mano la situazione, non poteva essere diversamente visto che in due sono partiti. Quindi sia Dani che Minchior sono lì sulla testa del gruppo. Ma come vedete, varie le formazioni che si stanno impegnando sulla testa della corsa. Ecco il primo passaggio dalla zona arrivo, quindi praticamente inizia l'ultimo giro con la situazione che continua a non cambiare. Gruppo che si mantiene compatto e ormai siamo in vista delle fasi finali con la situazione che è rimasta sempre invariata. Gruppo che continua a mantenersi compatto. Adesso la strada inizia a salire. Sono sempre gli atleti della Vianova che stanno scandendo il passo sulla testa del gruppo. Vedremo se qualcuno riuscirà ad evadere, se si sgancerà un drappello, così come è successo nella gara del primo anno, seppure questa volta dovremo vedere un epilogo a ranghi compatti o comunque una situazione un pochino più incerta. Per il momento, comunque, la situazione è decisamente controllata perché continua a mantenersi compatto il gruppo e tutto sommato ancora piuttosto numeroso. Ricordiamo, sono stati 55 gli atleti che hanno preso il via dei 60 iscritti, quindi pochissime defezioni anche in questa gara, quindi sicuramente soddisfazione anche per chi si è impegnato tanto per la riuscita dell'intera giornata. Continuano a insistere nell'azione sulla testa della corsa gli atleti della Vianova. Noi ovviamente ci manteniamo a distanza per potervi permettere di vedere le azioni più salienti di questa gara, e quindi continua comunque, permane la situazione di gruppo compatto. Un po' di studio, un po' un'andatura che continua ad essere alta, quindi non permette tante azioni da parte di altri corridori, però prova a rompere gli indugi un atleta in maglia Borgonuovo a scatto repentino sulla sinistra del teleschermo, sulla destra della sede stradale per l'atleta della Borgonuovo. Potrebbe essere con il dorsale 21 Pietro Menici. Eccolo qua, l'atleta della Borgonuovo, che anche lui l'abbiamo visto spesso e volentieri sulla testa del gruppo, ha promosso questa azione. Il primo a riportarsi su di lui pare essere un atleta in maglia gialla, potrebbe essere un atleta della Velosport Ferentino. Adesso, appena sarà possibile, magari con la telecamera cercheremo anche di vedere da vicino chi sono, perché si sta sganciando praticamente un terzetto sulla testa della corsa, ma come vedete sono decisamente minimi i distacchi. Dorsale 54 per Federico Gargiulo, appunto del Velosport Ferentino, e poi il terzo che sta provando ad agganciarsi è Luciano Gaggioli dell'Empolese. Dorsale 48 per l'atleta dell'Empolese, che praticamente del suo passo intelligentemente si sta riportando sulla testa della corsa, quindi a breve potrebbero diventare tre gli atleti al comando, con Menici che è stato il promotore di questa azione, Gargiulo il primo a riportarsi sulla sua ruota e poi appunto Gaggioli che sta provando anche lui a riportarsi sulla testa. E alle spalle Gaggioli, scusate, arriva anche un atleta in maglia team Valdinievole, e dovrebbe essere Luca Iavazzo col dorsale 43, che è diventato praticamente un compagno di avventura di Gaggioli, e a breve quindi avremo non tre atleti ma bensì quattro atleti al comando. Siamo ormai a meno di 4 km dalla conclusione, forse anche qualcosa meno, un tratto sicuramente favorevole per gli atleti con la strada che gli rimane a favore. Cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle. Arriva un altro atleta, è Gennaro Matrone col dorsale 34 del team Cesareo, che tutto solo si è riportato sulla testa della corsa, ma pare che ci possano essere altri innesti sulla testa, come Andrea Tarallo del team Bike Terenzi. Anche lui sta provando, sfruttando anche questo tratto di strada favorevole, sta provando a riportarsi sulla testa della corsa, quindi a breve potrebbero diventare sei gli atleti al comando, con Tarallo dorsale 33 che ha praticamente già in scia degli atleti al comando.
E quindi a breve potrebbero diventare sei gli atleti sulla testa. Situazione decisamente frazionata alle spalle, ma stiamo praticamente andando all'arrivo, quindi è anche un po' fisiologico che ci sia questa situazione. Eccolo qua, ci eravamo un po' sbagliati. 4 adesso i chilometri alla conclusione e sono appunto 6 gli atleti al comando. A chiudere questo drappello con il dorsale 48, Luciano Gaggioli, che adesso prova anche a risalire le posizioni, poi con il 34 Gennaro Matrone del team Cesaro, poi ci sono ovviamente, eccolo qua, Menici della Borgonuovo, insieme a lui per il Vero Sport Ferentino c'è Gargiulo e poi ci manca Iavazzo, siamo in debito con Iavazzo nell'appello, l'atleta del team Val di Nievole. Ma con la telecamera vediamo comunque che alle spalle almeno due contrattaccanti stanno provando a rientrare sui 6 atleti al comando. E vedete anche che Menici, ma come lui, tutti i suoi compagni di avventura, si controllano alle spalle perché non si fidano più di tanto. Anche Gargiulo guarda alla sua ruota, alle sue spalle per capire com'è la situazione. Il giudice in moto controlla la situazione. Anche in questa gara degli esordienti del secondo anno, l'informazione è stata a cura di Massimo Capocchi, che ringraziamo se siamo riusciti a darvi anche tante informazioni. E continua a fare il passo molto generoso Pietro Menici della Borgonuovo, insiste nella sua azione, l'atleta in maglia bianco e amaranto insiste proprio lui nell'azione, nessuno per il momento sembra dargli cambio, poi pare arrivare Gargiulo, non c'è tanto accordo, non c'è accordo in questo sestetto al comando perché sanno che sta per arrivare qualcuno dalle retrovie. Menici chiede collaborazione ma non la trova in nessuno, nessuno prova a dare il cambio al povero Menici, ci viene da dire. Adesso Gargiulo fa il suo turno sulla testa della corsa, si continua a salire adesso in questo strappo con Matrone in seconda posizione del team Cesaro, poi dovrebbe essere Iavazzo in terza posizione. Eccoli qua, continuano ad essere un po' allungati, ma sostanzialmente tutti insieme gli atleti al comando. Ecco qua che li lasciamo sfilare, ci dovrebbero essere stati anche degli innesti ulteriori sulla testa della corsa. Arriva Menici, che adesso accusa la fatica probabilmente per essere stato molto molto generoso, dovrebbe essere Iavazzo, l'altro atleta in sua compagnia. Stanno rientrando ancora altri atleti, sembra essere un atleta in maglia sancascianese, quello che sta per riportarsi sulla testa della corsa. Eccolo qua che arriva un altro pretendente al titolo, è Ruben Papi della Sancascianese, che va ad affiancarsi a Gennaro Matrone e ci sembra di scorgere anche una maglia della ciclistica Maranello, ma ci potremo tranquillamente sbagliare, una maglia bianco celeste. Comunque, eccoci qua all'altezza dell'ultimo chilometro, ultimo chilometro adesso per la testa della corsa. 7 gli atleti al comando con Matrone, che cerca di capire anche dalla nostra telecamera com'è la situazione alle spalle, si mantiene sempre in ultima ruota, poi con il dorsale numero 30 Ruben Papi, l'ultimo a rientrare in questo drappello, poi ovviamente tutti gli altri anche che sono qui di fronte alla nostra telecamera, che adesso è costretta ad andare sulla testa perché comunque non c'è poi tanto margine tra questi atleti al comando e chi sta inseguendo. Vi ricordiamo che comunque abbiamo la telecamera fissa, quindi avremo la possibilità di seguire per un po' di più gli atleti che adesso si stanno studiando. Si stanno studiando gli atleti, è presente anche Andrea Taralo del team Bike Terenzi tra questi atleti al comando, uno di coloro che è rientrato tra gli ultimi in questo tentativo. Continuano a studiarsi, adesso si controllano alle spalle, allo stesso tempo si controllano tra di loro perché comunque ormai siamo in vista del rettilineo finale, ancora un paio di semicurve e poi praticamente inizierà la salita verso l'arrivo. Per il momento si studiano, praticamente vanno ad occupare interamente la sede stradale, si guardano tra di loro. Si cerca di cogliere l'attimo migliore per andare a poter cogliere lo sprint migliore, appunto, fanno praticamente tutti ad occupare la sede stradale. Sembra che possa partire la volata con Menici al centro,
con alla destra del teleschermo Gaggioli. Noi ci dobbiamo allontanare perché sembra che stia per partire la volata, ma sono praticamente tutti allineati. Li lasciamo andare, facciamo entrare in azione la nostra telecamera fissa. Eccola qua, lanciata la volata, sembra essere la maglia della Sancascianese, quella di Papi davanti a tutti, ma riviene sulla sinistra del teleschermo la maglia del team Cesare ed è quella di Gennaro Matrone che coglie la vittoria davanti a Luciano Gaggioli dell'Empolese, terzo Luca Iavazzo del team Valdinievole, quarto Ruben Papi della Sancascianese, quinto Federico Gargiulo del Velosport Ferentino, poi sesto Andrea Tarallo del team Bike Terenzi, settimo Pietro Benici della Borgonuovo, ottavo Donato Colangelo del Valdinievole, nono Massimo Mezzasalma della stessa formazione e decimo Raffaele Palombi del team Cesaro. Abbiamo un po' anticipato anche l'arrivo dei primi 10, nuovo campione provinciale Luca Iavazzo del team Valdinievole. Mentre rivediamo le immagini della vittoria perentoria di Gennaro Matrone, vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi, ricordandovi poi tra poco la gara degli allievi. Gennaro Matrone, un po' di indugio sul finale, poi hai rotti tu gli indugi e sei arrivato con un po' di vantaggio. Sì, sì, all'ultimo giro si è allungato il gruppo sul Baco, la salita, soprattutto hanno provato, erano quattro in discesa, li ho recuperati e poi siamo arrivati in volata e ho vinto. Seconda posizione per Luciano Gaggioli, un po' di rammarico, però Matrone forse è stato un po' più scaltro? Sì, Matrone è stato più scaltro, in volata siamo arrivati un po' lenti e siamo scattato a partita in Menici in volata, siamo tutti scattati. Io alla sinistra ho aspettato un po' troppo e Maltrone era già avanti. Sono partito e superavo tutti, però non sono riuscito a superare Maltrone perché era già avvantaggiato. Luca Iavazzo, una terza posizione che magari ti lascia un po' d'amaro in bocca, però almeno ti ha portato la maglia di campione provinciale. Sì, sono molto contento per questo risultato, anche perché in cima a Baco sono scollinato tra i migliori, quindi non ho dovuto recuperare in discesa, quindi ero tra i migliori. Ho sbagliato un po' la volata perché l'ho presa troppo corta e non ce l'ho fatta a ripartire da fermo, però per il resto una bella gara e grazie soprattutto alla squadra che ha fatto un ottimo lavoro. Molto scaltro forse Matrone, l'avete un po' sottovalutato? Sì, abbastanza, perché quando è partito sembrava che era partito un po' troppo lungo, solo che ha avuto la forza per arrivare fino all'arrivo. Io ero in rimonta, infatti mi sono affiancato pure con Gaggioli, però non ho avuto abbastanza tempo per superarlo.